come le vede? Un momento di democrazia, quando si va a votare è sempre un fatto positivo. Spero i cittadini di Foggia possano scegliere i candidati al consiglio comunale veramente innamorati della città, che ci mettano passione, impegno, professionalità, determinazione e amore per la città e per la loro comunità. Spero che i candidati al nuovo consiglio comunale riesca a tenere insieme la città, la comunità, a farla crescere, a migliorare le condizioni sociali e economiche. Ci sono anche le risorse adesso, grazie al PNRR, a tanti fondi europei che arriveranno dal governo, arriveranno direttamente dal luogo, per i capoluoghi, arriveranno dalla nostra regione. Emiliano, quando si è fermato, ha fatto l'assessore a San Severo, lei verrà a fare l'assessore qui? No, io forse tornerò al mio lavoro o farò qualcos'altro, non lo so, deciderò insieme alla comunità democratica, insieme alla comunità del centro-sinistra. Sindaco, il rapporto Ami-Bari-Foggia è un po' squilibrato, dicono qui. Lei che cosa ne pensa? Chi lo dice? Foggia dovrebbe contare di più? All'epoca fu fatto un accordo, io non c'ero nemmeno, dei patti parasociali, se Foggia ha intenzione di tenere quei patti non c'è problema. All'epoca, io mi ricordo che l'assessore comunale, c'era un problema dell'azienda che era fallita e l'Ami-Bari prestò la propria attività per tenere in piedi il servizio, poi fu fatta quella società con un conferimento di immobili, no? Non abbiamo mai avuto problemi col comune di Foggia, il comune di Bari gestisce, ho letto di questi giorni di polemiche, però credo che chi ha fatto quelle polemiche non sa nemmeno come funziona una tassa sui rifiuti, la TARI viene pagata integralmente dai cittadini, indipendentemente dagli utili dell'azienda, la TARI serve a pagare il servizio, il costo complessivo del servizio, ormai da tanti anni, cioè è cambiata la norma tanti anni fa, quindi non so perché ogni tanto nasce qualche polemica rispetto all'AMIU, che deve migliorare il servizio a Bari, deve migliorare il servizio a Foggia, ma noi amministrazioni dobbiamo aiutare l'azienda dei rifiuti a introdurre i nuovi sistemi come la raccolta porta a porta. Se non arriva l'input da parte dell'amministrazione comunale, l'azienda non credo si possa muovere lontano. Facciamo un nome e cognome, ma è niente, sta facendo una campagna parlando che ai cittadini di Foggia viene praticamente a pagare un servizio che invece dovrebbe pagare anche altre società locali, altri comuni che i comuni che utilizzano l'impianto di trattamento di biostabilizzazione di Foggia lo pagano, così come i comuni dell'area metropolitana di Bari che usano l'impianto di biostabilizzazione, l'impianto meccanico di Bari lo pagano. Ci sono delle tariffe che oggi vengono stabilite anche attraverso l'AGER, vengono stabilite da parte dell'Agenzia Nazionale, la tariffa la gestisce un'agenzia nazionale adesso, quindi chi ambisce a prima di parlare potrebbe conoscere quelle che sono le norme, quelle che sono le regole, soprattutto di un settore complicato e delicato come quello dei rifiuti. Sindaco, poi certe volte questa partita qui a Foggia si riduce a Foggia contro Bari come al solito, addirittura nel 2019 saltavano e cantavano che non salta un paese. Ma è un problema legato alle tifoserie calcistiche, pure io sono tifoso della squadra di calcio della mia città, quando usciamo dallo stadio però le cose per fortuna non sono più così come da tanti anni, non c'è più campanilismo, viviamo in una regione che si sente un'unica comunità, una comunità che vuole crescere, che vuole puntare sul turismo, sull'innovazione, spero che la nostra comunità continui a crescere nei prossimi anni. Lei pensa che soffriamo un po' di vittimismo? No, soffriamo di campanilismo calcistico, ormai non più di campanilismo locale, perché noi sindaci siamo abituati non più ad abbracciarci ognuno il proprio campanile, ma a salire sul campanile, ognuno sul proprio, ma a guardare all'orizzonte, a guardare un orizzonte comune, che è l'orizzonte della comunità pugliese. Grazie.